Ehi Claudio, Claudio, ciao Pimpa! Claudio, lo sai che è iniziata la primavera? Certo che lo so Pimpa. Però siamo qui chiusi in casa per il virus. Pimpa, è una necessità. Sì, lo so. Perché passi bisogna che ce ne stiamo un po' in casa, però io ci patisco a non salutare i miei amici fiori. E poi, guarda un po', mi sto un po' annoiando perché c'è qui Minù che dorme tutto il giorno, accidenti, e io cosa faccio? Guarda, Pimpa, lo so che ci patisci, però se non possiamo andare a salutare i fiori all'aperto, possiamo farci un po' di fiori qua in casa. Adesso, tiro fuori un po' quello che serve. A tra poco. Sono proprio curiosa. Eccomi qua. Allora, innanzitutto prendiamo un bel foglio di carta, come questo qua. Possiamo anche prendere un foglio di carta usato. Questo qui è bianco da tutte e due le parti, ma se abbiamo un foglio stampato da una parte e bianco dall'altra, possiamo usare anche un foglio come questo. Allora, come prima cosa dobbiamo, con molta attenzione, fare una piega in questa maniera. Per fare la piega bene bene nel posto giusto, bisogna che facciamo coincidere gli angoli qua sopra e poi stiriamo la piega. Così avremo una piega che divide esattamente a metà il foglio. Ecco, lo richiudo sulla piega e faccio ancora la stessa cosa, lo piego ancora una volta. Ecco, in questa maniera avremo delle strisce uguali, certo, quattro strisce uguali, eccole qua. Poi mi faccio aiutare dall'amica Volpe Forbice, eccola qua, e tagliamo queste strisce. Oh, ecco, insieme alla mia amica Volpe Forbice abbiamo fatto le strisce, ma acci picchia, lei si stanca subito, guarda, si è addormentata anche lei, la mettiamo a sonnecchiare con Minù qua, sarà la primavera, perché a primavera si dorme proprio bene. Oh, brava Pimpa che hai fatto queste strisce, adesso però cominciamo da una sola striscia, che è questa qua. Allora, su questa striscia, con la matita oppure con un pennarello, eccola qua, questa matita dispettosa che si va a nascondere sotto la cartellina. Allora, facciamo un bel rotondo qua in centro. Ve li ricordate i bottoni della camicia del clown all'inizio dell'anno? Ebbene, sono proprio come i bottoni della camicia del clown. Poi ne facciamo uno qui da questa parte a destra e ne facciamo anche uno a sinistra. Ecco, questi tre cerchietti sono un po' come tre lettere O oppure come tre zeri, oppure come le ruote della bicicletta, insomma. Adesso, se vi ricordate come si scrive la lettera U stampatello, io sono sicuro che ve lo ricordate, allora cominciamo a fare questa cosa qua. Magari mettiamo il foglio in questo senso e facciamo una U qua, una da questa parte, una in questo senso, una in questo senso. State indovinando che cosa viene fuori? Ma sì, è una bellissima margherita, beh, bellissima, insomma, le prossime magari ci verranno meglio. Poi facciamo una bella, un bel gambo orizzontale, però questa volta qua, come se fosse una cintura. E la stessa cosa facciamo per gli altri tre cerchi.
Ehi, ma queste margherite sono bellissime, però dobbiamo colorarle adesso. Eh beh, certo, sì. Ti ricordi di che colore sono le margherite? Ah, certo, hanno qui in mezzo il giallo, come il sole, e i petali sono bianchi. E il gambo? Beh, il gambo è verde, proprio per una verde primavera. Ecco fatto, adesso abbiamo queste margherite, dobbiamo solo colorarle. E ci serviranno ancora i tuoi meravigliosi pastelli. Ma certo, Pimpa, valli a prendere. Ah, è sempre bello vedere tutti i tuoi pastelli con tutti questi colori. Adesso scegliamo quelli giusti. Prima il giallo. Dunque, un giallo adatto alla margherita. Sarà questo? Proviamo. Sì, credo proprio che sia adatto. Adesso voglio farne uno anch'io. Ecco qua, Pimpa. Ti affido il mio colore. Oh, intanto che la pimpa sceglie il colore, tempererò questo giallo che ci è servito, bellissimo. Ecco qua, adesso ha una bella punta. Possiamo colorarci ancora tantissime cose. Intanto, vi ricordate di che materiale è fatta questa matita? Vediamo chi me lo dice subito. Bravissimi, è proprio legno. E poi, lo sapete come si chiamano queste cose che rimangono nel temperino oppure che cadono fuori quando facciamo la punta? Si chiamano trucioli. Bene, credo che la pimpa stia per tornare. Eccomi qua, ho trovato un bellissimo pastello verde, è già temperato. Bene, Pimpa, possiamo cominciare. Oh, che belle! Quando potremo finalmente uscire, sarò contenta di farle vedere alle mie amiche margherite, così gli farò vedere che sappiamo disegnarle. Abbiamo pensato a loro che adesso stanno per sbocciare. Che fatica, maestro Claudio, però abbiamo fatto tante margherite come ce ne potrebbero stare in un prato. Pimpa, hai anche colorato molto bene. Eh sì, maestro Claudio, ho dato retta ai tuoi consigli, non ho calcato e ho spalmato bene il colore. E infatti, vedi che adesso sei contenta? Certo che sono venute tutte diverse, però devo dire che anche le mie amiche margherite, quelle vere che stanno fuori, sono un po' tutte diverse. C'è Rita la margherita, che è una che tutti i giorni si pettina e sta bella tranquilla, e poi invece c'è Margherita Anita, che invece va sempre spettinata,
e le piace cantare tantissimo. Lei invece di pettinarsi canta tutto il giorno. E delle volte ci divertiamo tantissimo con tutte e due, sia con Rita che con Anita. Adesso però sono un po' stanca e forse è ora che vado a fare un po' di merenda. E però credo che sia il momento di svegliare la volpe forbice. A dopo. Eh sì, tocca proprio a te. Buongiorno. È primavera, ti puoi svegliare. Ecco qua, ho sforbiciato tutto. Guarda che bel prato di margherite. Adesso posso andare a fare un altro pisolino insieme a Minù. Però io vedo una cosa qua sotto. Guarda un po', quanti ritagli. Sì, è vero. Dobbiamo eliminarli, mica possiamo lasciarli qua. E beh, cominciamo a raccoglierli. Oh, po, 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 po. E dove li devo mettere? Io lo so, questa è carta. Bisogna metterla nella differenziata, cioè dove si mette la carta e si può poi far riciclare. Ecco qua, li mettiamo qua dentro e poi li metteremo nei rifiuti da riciclare. Oh, grazie Pimpa, guarda che bel contenitore che hai trovato. Mi ricorda qualcosa, ma chi lo sa che cosa. Ah, ma ne hai lasciato qualche pezzo. Eccoli qua. E, ma adesso tutte queste margherite, insomma, cosa ne facciamo? Ah, Pimpa, adesso in effetti ti ho un po' nascosto quello che volevo fare con queste margherite. Manca ancora un piccolo particolare. Bisogna colorare queste striscioline qua di verde, dello stesso colore di questo stelo che abbiamo fatto da tutte e due le parti delle margherite. Te ne puoi occupare? Vai un po' a cercare il colore che abbiamo usato prima. Oh sì, lo trovo subito, eccolo qua. Bene, al lavoro. Ecco qua, sembra proprio un bel prato verde. E sì, Pippa, adesso ritagliamo queste striscioline e tra poco vedrai cosa facciamo. Ecco qua le striscioline. Posiamo anche il colore. Pimpa, adesso però dovresti andare a prendere la colla magica del maestro. Vado! Eccola qui, la famosa colla di farina del maestro. Eh sì, Pimpa, perché? Allora, sai che ci sono tanti tipi di colle, che si usano normalmente. E ci sono certi tipi di colle, ad esempio, che lasciano tutti i pennelli appiccicati, che non si possono più usare. Questa invece, oltre ad essere una colla che costa pochissimo, si fa con la farina e l'acqua, pensa un po', una delle cose più facili del mondo. Poi si può anche tranquillamente annusare. Ehi, ha un buon odorino, sembra quasi quando fai il pane. E beh, certo, gli elementi sono gli stessi, la farina di frumento e l'acqua. E con quelli che si fa il pane. E poi, anche se per caso ci schizza sulla bocca, in fondo è una cosa che non ci fa nessun male, eh? Bene, adesso con questa colla vedrai cosa si fa. Ecco, mettiamo un po' di colla qua, un po' di colla qua. Ah, per mettere la colla, i pennelli migliori sono questi qui, quelli piatti. E poi attacchiamo queste striscioline. Poi prendiamo un'altra margherita, un po' di colla e
attacchiamo anche questa e continuiamo fino a che non abbiamo messo, abbiamo incollato tutte le nostre margherite. Oh, ma abbiamo fatto proprio una bella ghirlanda ed è lunghissima, ma proprio è stato un lavoro magnifico. Sai dove vorrei metterla? No, Pimpa, dimmi. In qualunque posto in casa penso che dia una grande allegria vederla. Ma io vorrei proprio metterla sopra il mio lettino, perché così sono sicura che farò dei sogni bellissimi.